Siamo in compagnia di Giovanni La Camera. Domenica è stata una bella partita, una Juve Stabia che comunque ha lottato su ogni pallone, è stata capace anche di ribaltare il risultato in casa della Salernitana, però alla fine poi gli errori un poco, ecco, in difesa hanno condannato questa Juve Stabia, però resta la prestazione contro la prima della classe. Sì, sicuramente rimane una buona prestazione, anche perché c'è un po' di rammarico, visto che comunque si è cercato di far di tutto per portare il risultato a casa, cioè non è che eravamo andati là per fare la vittima, poi per come si era messa la partita, però si deve anche dire che comunque tra il demerito un pochettino nostro e comunque la bravura degli avversari, loro hanno dimostrato comunque di essere una delle squadre più forti del girone e noi abbiamo dimostrato che comunque se siamo lì non siamo per caso. L'impressione è che la Juve Stabia rispetto a altre partite è calata un po', ecco, nella seconda metà del secondo tempo a livello fisico. Abbiamo visto una Salernitana più pimpante, forse più abituata a uno stadio grande come quello della Righi. Ma questo non lo so, io credo che comunque noi siamo partiti bene, molto bene, forse loro erano un po' più compassati. Poi è normale, magari spingendo un po' più rispetto a loro il primo tempo, magari arrivi quasi alla fine della partita che comunque ne è di meno, però cioè, credo che comunque a livello fisico noi ci siamo, l'abbiamo dimostrato, se no comunque non ribaltai la partita due volte. Il pubblico di Castellammare ancora una volta ha dimostrato la propria maturità e il proprio attaccamento, è venuto a Salerno in numero discreto, ha esposto quello striscione in favore di Armandino, ma soprattutto dopo la gara vi ha applaudito, proprio a dimostrazione che oramai sanno che voi lottate su ogni pallone, in ogni gara. Ci può stare, ecco, una sconfitta, però resta il fatto che questa Juve Stabia c'è per la Serie B. Sì, credo che comunque c'è tante partite in questo girone non sono state all'altezza, anche quella stessa con la Savoia, perché comunque quando tu decidi di fare un girone del genere credo che poi a discapito dei tifosi tu debba sempre comunque fare venire entrambe le tifoserie. Credo che la partita di domenica sia stata comunque un esempio di tranquillità anche da parte degli ultras, perché sia loro che noi comunque sono stati lì per guardare la partita, per tifare. Poi, come hai detto tu, ci hanno battuto le mani, perché credo che questa squadra non possa prescindere dall'impegno e penso che i tifosi l'abbiano capito. Particolare è stato proprio un tuo post su Facebook dove hai scritto 5 gol, 10.000 spettatori, che volete, è calcio? No, beh, io magari il calcio lo vedo diversamente, giustamente magari da un tifoso, da un ultra. Cioè, però io vorrei giocare tutte le partite come quella di domenica, con un sacco di gente, con uno stadio pieno. Poi vabbè, il risultato è normale, che nel calcio conta praticamente solo quello, però penso che comunque chi è venuto allo stadio si sia divertito, quindi va bene così. Alla ripresa degli allenamenti ieri c'era anche il presidente, il patron Mannillo, che è voluto stare vicino a voi, e soprattutto anche lui ribadisce il concetto: dopo aver visto la Juve Stabia a Salerno giocare in quel modo, possiamo dire che anche noi ci siamo per la B. Sì, credo che comunque il presidente abbia esposto, penso a voi, qual era il suo pensiero. Noi ci ha detto che comunque era felice di quello che stavamo facendo e di continuare così. È ovvio che comunque se vuoi giocarti la partita a Salerno, che vincendo vai primo, vuol dire che qualcosa di buono l'hai fatto, quindi questo insomma era quello che ci eravamo detti. Le ultime due partite prima della sosta di Natale sono Melfi e Lamezia, ecco, la prima domenica alle ore 18, che partite ci dobbiamo aspettare con il Melfi? Ma sicuramente è una partita difficile, perché il Melfi è una squadra che comunque si è visto anche a Lecce, poi vabbè, però prima di andare in vantaggio io personalmente li ho visti, mi hanno impressionato, perché hanno una grande intensità, corrono tutti, quindi sicuramente soprattutto a Castellammare secondo me verranno non per chiudersi, però per cercare comunque di metterti in difficoltà, quindi sarà una partita difficile. Ok, grazie.